State attenti al comando! Saltate! Il maestro Mimmo Palladino. Il protagonista è lui. Palladino qui. Allora, Mimmo Palladino, dopo tanti successi... Scusa. Allora, Mimmo Palladino, dopo tanti successi, tanto diciamo, onore, si può essere ancora emozionati per una opera all'inaugurazione di una... Ma io spero che si emozionino gli altri, che sai, una volta che l'opera è finita, poi tutto il lavoro che magari diventa una tensione a raggiungere un equilibrio, poi è la gente che deciderà di emozionarsi o meno. Questa opera che sarà inaugurata oggi a Firenze è subito dopo la Montagna di Sale, una delle più grandi installazioni che lei ha realizzato. Quello sì, come impegno di lavoro e soprattutto per il fatto che l'opera poi verrà più, quindi non rimane come opera monumentale, è un'epifania e poi sparisce. Che cosa la caratterizza rispetto, diciamo, alla Montagna di Sale? Sicuramente è la prima opera con un chiaro riferimento cristiano. No, è un'opera legata strettamente al luogo e alla città, i marmi, la basilica, la geometria della piazza. La montagna può apparire veramente dovunque, ha un altro senso, è più aperta le possibilità del luogo, quindi potrebbe essere in Russia come a Napoli, insomma. Lei è il massimo esponente di questa corrente che è la transavanguardia. La transavanguardia un po' si, diciamo, contrapponeva alla un'arte concettuale. Lei poi è diventato uno dei maggiori esponenti dell'arte concettuale. No, vabbè, diciamo che sono delle fasi storiche che non più che di contrapporsi è una conseguenza in forma diversa, nuova. Non c'è una volontà ideologica di contrapporsi, è uno sviluppo di quello che tutta la storia dell'arte è così. È fallito il progetto dell'Arcos, abbiamo saputo che lei ha ritirato alcune opere, installazioni permanenti al Museo d'Arte Contemporanea di Benevento, è un peccato? No, il problema è che quando c'era un solo lavoro che era lì in temporanea esposizione, quindi quando poi il museo finisce ovviamente l'opera non può che non tornare all'artista, ma che succede dappertutto. Sono, come dire, quelle grandi fatiche che, peccato, in una città attenta come Benevento non possono essere compiute per mille ragioni che non mi riguardano, insomma, ma è così, insomma, succede anche, beh, insomma, c'è l'episodio madre di Napoli, che è un po' un'esperienza simile, insomma, no? Non so se ha seguito il progetto che ha avviato
il Comune di Benevento con una natalità artistica con Dalisi l'anno scorso. Cosa ne pensa di quel progetto? Ma penso bene di Dalisi, non so cosa succederà dopo perché siano successe delle polemiche locali, perché scandalizzarsi o, come dire, avere un pensiero negativo su quel lavoro. È un bravissimo architetto, io mi soffermerei più alle brutture della pavimentazione del corso e di altre orrende cose che si sono fatte e si stanno facendo, che mi sembrano danni permanenti, insomma. Il presepe si sposta, insomma. Lei è un po' un Picasso del XXI secolo. Ma insomma. Anche diciamo, dal punto di vista somatico lo ricordo. No, molto. È solo il fatto di avere curiosità per i materiali e diverse forme espressive, però insomma, Picasso è Picasso. Ha un progetto che ancora non ha realizzato che le piacerebbe, diciamo, che conserva nel suo... No, perché non si sa cosa succede dopo questa, è sempre quello, come non potevo sapere 2 mesi fa che avrei fatto questo lavoro qua, insomma. Tecnicamente è stata difficile come realizzazione? Complessa nella progettazione, sì, però poi alla fine grandi maestranze hanno eseguito bene il lavoro, insomma. Quando un disegno passa dalla carta alla, diciamo, alla realizzazione... Tutto può succedere e anche quello fa parte del gioco e a volte può essere sorprendente, insomma. Grazie. Ciao ragazzi. Grazie. Tempo non posso essere compiute per mille ragioni che non mi